Avrei potuto raccontarti la mia storia, di come da un piccolo paese mi sono fatto strada nella grande città. Una metropoli piena di opportunità che ogni anno influenza le sorti dell'economia italiana. Una città postmoderna in cui il mercato immobiliare non dorme mai. Una città che mi ha fatto capire come approcciare il lavoro nel modo giusto. Il mattone è il bene rifugio per definizione degli italiani, perché oltre a muovere l'economia fa qualcosa di molto più importante, dà alle persone un luogo sicuro in cui crescere i propri figli, in cui vivere i propri sogni. Avrei potuto raccontarti dell'apertura della nostra prima agenzia 20 anni fa, delle speranze che avevo quel giorno, parlarti della mia visione imprenditoriale, dell'MLS portato in Italia dagli Stati Uniti, dell'espansione nazionale del franchising che ha coinvolto Roma, Milano, Torino, Napoli, Palermo, di quanto sia diventata grande e salda la famiglia Frim, di come questo ci abbia aiutato a superare ogni ostacolo, a reagire ad ogni crisi, a vincere ogni incertezza. Invece ho scelto di parlarti del metodo, il nostro metodo, il tuo. Nella vita come in natura, tutto si muove e funziona perché segue una procedura ordinata e in armonia con il suo contesto. Anche nel lavoro, avere un metodo mi ha insegnato a trovare soluzioni quando sembrava non ci fossero. Seguire un metodo mi ha insegnato ad affrontare il cambiamento, ad affidarmi allo studio e alla tecnica in mancanza di risorse, a coinvolgere persone dandogli un obiettivo e un comportamento comuni in grado di rassicurare i clienti e mi ha insegnato a darmi tempo per lavorare, certo, ma anche per dedicarmi a tutto ciò che mi sta a cuore. Oggi il mercato chiede a gran voce professionisti specializzati. Per essere specialisti dell'immobiliare oggi occorre un metodo. Oggi voglio condividere con te il metodo Frim. Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere intervenuti. Vediamo che sta salendo il contatore, quindi qualche minuto per permettere a tutti di connettersi. Ecco anche Edoardo, oggi pomeriggio ho con me, come sempre, Ludovico Casaburi, Buon pomeriggio. Ilaria Ciotoli e Edoardo Del Vecchio, che avrò il piacere di presentarvi fra un po' durante la nostra conversazione. Siamo al secondo evento live, nel quale condividiamo con tutti voi il nostro metodo. Avete visto il video del presidente del gruppo Frim. Io sono Maria Laura Pressoldi, sono responsabile del settore digital, consulenza e sviluppo dell'azienda e ho il piacere di organizzare questi incontri per condividere con tutti voi quello che è la nostra filosofia, il nostro metodo, che con passione in 20 anni che la nostra azienda è nel mercato immobiliare sperimenta e mette a disposizione di tutti. Quindi per la prima volta ci siamo aperti, abbiamo creato degli eventi live per farci conoscere, per condividere con voi quelle che sono alcune tematiche che riteniamo assolutamente importanti e fondamentali per gli agenti immobiliari. Nell'altro nostro incontro abbiamo parlato di A come acquisizione, quindi come avere un'organizzazione utile per la nostra agenzia immobiliare, utile per acquisire, utile per fatturare. E se parliamo di fatturare non possiamo non parlare quindi di persone. Il titolo di oggi è appunto Reclutare vuol dire fatturare, perché le risorse sono l'asset più importante che possa avere un'azienda, un'organizzazione, e
Questo è un argomento molto, molto importante anche e soprattutto per le agenzie immobiliari. Quindi Ludovico è il nostro responsabile prodotto marketing e coach per Flim Academy, che è il nostro ufficio pilota. Quindi noi abbiamo sperimentato, sbagliato, aggiustato, misurato, calcolato e qui abbiamo degli esempi oggi proprio pratici di Ilaria, che è uno dei nostri broker di Roma. Con il suo gruppo di lavoro, anzi il nostro master broker per quella che è la nostra organizzazione, Edoardo, che invece è uno dei broker, i giovani broker, che ha seguito il nostro percorso, ha fatto il percorso per il quale ci ha scelto, ci siamo scelti e oggi raccontiamo proprio questo percorso. Quindi, che ne dite? Cominciamo a parlare proprio di reclutamento. Buon pomeriggio. Ludovico, che dici? Comincio da te allora. Reclutare vuol dire fatturare. Dicono così. Quindi, dicono così, cominciamo da una di quelle domande che subito ci riscalda un po' noi e chi ci ascolta. C'è un modo giusto e uno sbagliato per fare recruiting? Direi che ci sono molti modi sbagliati e un modo giusto per reclutare risorse all'interno della propria impresa, a prescindere che si tratti, no, di immobiliare o che stiamo parlando di qualsiasi altro settore. Mi fa molto piacere, e li saluto anch'io, mi fa molto piacere oggi avere Ilaria Ciotoli di Flim Academy Specialist e il suo broker Edoardo Del Vecchio, perché in questi anni, come abbiamo raccontato anche nello scorso appuntamento, in questi anni noi del marketing, diciamo così, di Frim, abbiamo lavorato proprio a stretto contatto con chi? Con gli agenti immobiliari per mettere a punto il metodo di cui stiamo parlando in questi nostri appuntamenti, eccetera. E uno degli argomenti più delicati che abbiamo affrontato nel corso di questi anni è stato proprio il reclutamento di nuove risorse. Perché? Faccio una premessa e vi racconto un attimo come sono partite le cose, cioè quali sono le domande che ci siamo fatti nel momento in cui abbiamo dovuto affrontare questo discorso. Abbiamo chiaramente, come sempre, analizzato il mercato immobiliare, analizzato quelli che sono anche i vicoli ciechi nel quale spesso si finisce quando si fa reclutamento. E Certo. la domanda che più spesso gli agenti immobiliari fanno e ci fanno nei nostri confronti, poi Ilaria ed Edoardo mi diranno, mi smentiranno se vorranno, è proprio sicuramente come faccio a fatturare di più, quindi come faccio a incrementare la produttività della mia azienda, della mia impresa, perché di fatto oggi tutti i titolari d'agenzia in Italia, sia che l'agenzia sia piccola, media o grande, comunque sono degli imprenditori. È giusto considerarli tali perché hanno a che fare con tutte quelle logiche con cui hanno a che fare gli imprenditori, appunto, di qualsiasi settore. Quindi, se da un lato ci chiedevano come posso fare a fatturare di più, e la risposta evidentemente è nel recruiting, l'altra domanda ancora più importante, ancora più fondamentale è: quando mi sarò stufato di fare quello che sto facendo, cioè quando non mi andrà più di correre dietro a tutte le cose, no, alle quali devo correre ogni giorno, dato che sto facendo tutto, faccio l'agente immobiliare, faccio l'imprenditore, faccio il recruiter, faccio quello che si occupa del marketing della mia agenzia, faccio il comunicatore, tutte queste cose qui, no? Come faccio a rendere più snella la mia struttura e come faccio a trasferire a un certo punto tutto il mio know-how di agente immobiliare e di imprenditore se di fronte non ho il pubblico giusto in questo caso, se non ho fatto un recruiting fatto bene, prequalificato, indirizzato verso le giuste persone che poi mi devono seguire, mi devono accompagnare nella mia azienda, nel mio sogno imprenditoriale. Ecco, la cosa positiva, c'ho una notizia positiva e una notizia negativa. La notizia positiva è che la risposta a entrambe le domande è il recruiting prequalificato, cioè posso Certo. produrre di più se faccio recruiting prequalificato e posso trasferire il mio know-how a persone che in modo virtuoso proseguiranno, no, tutto quello che io ho fatto fino ad oggi, come sempre facendo recruiting prequalificato. Quindi, per rispondere alla tua domanda, il
i modi sbagliati, adesso li vedremo nel corso di questo nostro appuntamento, li vedremo tutti. Il modo giusto, mi permetto di anticiparlo subito, il modo giusto è quello di avere una strategia che, ahimè, è una strategia, perché tutto quello che si studia a tavolino tendenzialmente ha a che fare col marketing, è una strategia di marketing che identifichi Esatto. alla perfezione la risorsa che vogliamo integrare, no? Nel nostro team, nella nostra agenzia immobiliare, e poi una volta che abbiamo identificato questa silhouette, questo identikit ideale, va bene, di questa persona, la andiamo a cercare nei canali all'interno della quale la troviamo. Cioè, Certo, anticipato. Ludovico, scusa se ti interrompo. Ho messo una slide perché ne avevamo parlato mentre ci confrontavamo, no? E una delle cose che ci sentivamo di condividere con gli agenti immobiliari è che in genere l'80% del recruiting avviene per conoscenza. Tu adesso hai parlato appunto di fare marketing e prequalificare, quindi se facciamo un passo indietro, tutto questo perché il cosiddetto recruiting fortuito è sicuramente da evitare oggi nel mercato immobiliare di oggi, come per attrarre le risorse di oggi. Assolutamente, e qui siamo nel campo delle cattive notizie. Purtroppo è una cosa che tutti gli agenti immobiliari, ma a prescindere, ripeto, quando si tratta di recruiting, per fortuna o purtroppo, tutti i settori sono accomunabili da questo punto di vista, Sono perché assolutamente uguali. Io vengo da un'esperienza di una multinazionale e i temi erano sempre gli stessi, quindi confermo quello che dici. Il punto è che se possiamo fare un giochino, possiamo. Sì. Se andiamo a guardare, no? Le persone con le quali lavoriamo, no? All'interno della nostra agenzia immobiliare, ecco, io scommetto che 8 agenzie su 10 ci rispondono. Mi farebbe piacere, anzi, se rispondessero a questa nostra Ah sì, provocazione. hai ragione. Scusa, non ho detto una cosa importante, che si possono fare domande in qualsiasi momento. Sulla vostra destra avete un box dove ci sono una serie di messaggi dove c'è scritto domande, potete iniziare a farne in qualsiasi momento e o io o la nostra collega Martina, che ringrazio, che ci segue dalla regia, ci darà una mano a rispondervi in corso d'opera. Direi che la prima provocazione allora è proprio questa. Facciamo il conto, il calcolo di quante risorse nel corso della storia della nostra agenzia immobiliare abbiamo reclutato tramite conoscenze. Puoi tornare alla slide precedente, per favore, Maria Laura. Certo che Abbiamo sì. reclutato, esatto, tramite conoscenza diretta. Questa slide parla di amici, parenti, amici di parenti, persone che ci sono state suggerite. Insomma, il punto è che non sono state prequalificate, cioè che non sono arrivate al termine di un percorso di selezione che può essere più o meno lungo, più o meno complicato, utilizzo un brutto termine del marketing, anche un funnel di 2 step può semplicemente avvicinarci, no, a reclutare la persona giusta. Mentre invece molto spesso avviene questo, cioè i nostri conti ci dicono che, le nostre interviste ci dicono che 8 su 10 avviene questa cosa qui. Qual è la prima conseguenza del recruiting fortuito? La prima conseguenza è che la risorsa la perdiamo in un tempo relativamente breve. Relativamente breve. Perché una persona reclutata non in maniera corretta, quindi che vuol dire quando dico non in maniera corretta? Che non sa bene che cosa andrà a fare, va bene, nella nostra agenzia immobiliare, che non sa quali sono gli obiettivi, che non sa se ha le caratteristiche giuste per essere impegnata in quelle determinate mansioni, che magari aveva altri progetti o che forse non stava cercando il lavoro della vita, ma stava cercando un lavoro, per, non so, sbarcare il lunario. Ecco. Il recruiting fatto in questo modo porta entro 3, 6, 9 mesi al massimo la risorsa ad allontanarsi quando va bene. Quando va male, la risorsa resta e purtroppo una risorsa che non è perfettamente inserita all'interno del contesto di cui stiamo parlando è una risorsa che, ahimè, non genera produzione, non fa produzione come invece noi avremmo voluto. E ricordiamoci sempre che la risorsa ha un costo e quindi il costo per il titolare d'agenzia o il master broker, come li chiamiamo noi,
chiaramente poi va a incidere come, no? Sul fatturato finale, perché non comincerò a parlare di indice di produttività, per carità, ma se dovessi Anche se ne parlarne, abbiamo parlato l'altra volta un po', no? ci penserà Ilaria a parlare di indice di produttività, e no, sappiamo che comunque, a prescindere da quanto è grande la nostra impresa, ogni buon imprenditore sa perfettamente, no, dov'è che dovrebbe stare ogni risorsa. Una volta che abbiamo, no, fatto la tara tra costi e investimenti e produzione della risorsa stessa. E quindi di conseguenza poi la matematica purtroppo lì non aiuta mai. Se la risorsa non produce, è chiaro che è un costo eccessivo, un costo in eccesso per la nostra impresa. Ripeto, si tratti di un'agenzia immobiliare o di un negozio di scarpe, il punto è sempre e comunque lo stesso. E concludo con, mi dai un assist, niente male. Con la slide che stai mostrando, il recruiting è solo ed esclusivamente pensabile attraverso una strategia di marketing, attraverso un'attività di marketing che abbia a che fare con la parola chiave quando si tratta di inserimento, di acquisizione, quindi proprio di risorse buone per la nostra attività, e questa parola è scelta. Badate bene, quando parlo di scelta, non parlo di imprenditore che va a scegliersi, ok, la risorsa, o meglio, non solo, perché anche la risorsa che Sceglie l'imprenditore. sceglie l'imprenditore. Ora, ripeto, e con questo concludo questa mia, Ilaria e Edoardo abbiamo scelto tra gli agenti immobiliari, diciamo, top producer, ecco, diciamo così, di Frim, Ilaria e il suo broker, quindi il suo team leader, Edoardo Del Vecchio, proprio per questo motivo, perché la scelta che c'è stata vicendevole tra l'imprenditore Ilaria e la risorsa in quel momento da reclutare, cioè Edoardo, è stata proprio quella che vi sto raccontando. E non è assolutamente un caso se poi i risultati hanno prodotto quello che era nell'obiettivo, proprio perché reclutare la giusta persona, il giusto identikit di professionista che deve essere inserito. Ora, noi parliamo di metodo Prima e quindi parliamo del nostro percorso professionale, ma a prescindere dal percorso professionale, a prescindere da quale sia il metodo o il modello di business che applichiate alla vostra impresa, il recruiting si fa sempre e solo nello stesso modo. Solo in questo modo si può ottenere l'obiettivo che Certo. vogliamo, ottenere la risorsa. Ludovico, hai detto una cosa, hai usato parole che forse possono sembrare ad alcuni un po' strane, no? Parliamo di marketing applicato alla selezione, al reclutamento di persone. Quindi, come si fa a marketing di relazione? Qui avevamo condiviso un'altra slide, che ditemi se la state vedendo. Ed è, aspetta che vado qui. Ok. Marketing di relazione. Che vuol dire? Se sei d'accordo, prima di infilarci nei meandri del marketing, Passiamo la parola a Ilaria. vorrei ascoltare più che altro per sapere se ho detto cose giuste. Allora mi permetterei di chiedere a Ilaria Edoardo, che saluto nuovamente. Ilaria, Ciao, allora ciao tu Vicky. che oramai Ciao sei un Vicky. master broker e che lavori da tanti anni nel settore immobiliare, hai vissuto con il tuo team nella tua esperienza vari approcci al reclutamento. Ci descrivi come hai coniugato vecchio, nuovo e nella tua esperienza proprio su questi concetti che abbiamo condiviso con Ludovico? Allora, senz'altro, inizio subito con il dire che come li ho coniugati inizialmente molto male, nel senso che ho commesso tantissimi errori che provenivano probabilmente da un retaggio un po', tradizionale nell'agenzia immobiliare, che è quello del reclutamento casuale, fortuito, come diceva Ludovico, o comunque un po' generalizzato, senza una grande selezione. Gli annunci una volta erano semplicemente esclusivi,
eliminiamo tutti quelli sopra i 29 anni, eliminiamo tutti quelli che non hanno l'auto, ma tutti gli altri vanno tutti bene, se non altro per essere testati, provati, messi in campo. E questo determinava una serie di dilettanti allo sbaraglio, siamo stati tutti dilettanti allo sbaraglio anni fa, e una sorta di gara di sopravvivenza. Quindi chi resiste rimane nell'agenzia, in realtà anche molto spesso con pochissima affinità con le linee guida dell'agenzia, con pochissime affinità con il proprio titolare, ma era un po' un lavoro come un altro e pochissimi di noi hanno trovato poi l'estro di crearsi una direzione propria, una carriera propria. L'esperienza fatta in Academy ha cambiato radicalmente questo punto di vista, ripeto, con tantissimi errori commessi nel corso del tempo, anche nel recruiting, anche nell'Academy Specialist c'è stato tanto turnover nei primi anni, è qualche anno che questo turnover, grazie al cielo, non c'è più, perché ci siamo resi conto che il rapporto inizia con una persona, non con un candidato, che dovrà in qualche maniera lavorare al nostro fianco e non per noi. È cambiato radicalmente il nostro approccio al collaboratore, è una persona che lavora con noi, anzi tendenzialmente è lui il motore dell'agenzia, no? Quindi persone che non sono affini, che non hanno la giusta attitudine con il progetto, con la tua vision, possono addirittura essere deleterie, portarsi dietro anche un'altra parte del tuo gruppo o comunque creare del malcontento. Quindi io mi sono resa conto che gli approcci sono diversi in base all'esperienza della persona che ci si siede davanti. Io credo che più tardi Ludovico o chi per lui ci esporrà come possiamo entrare in contatto con i candidati, ma inizio con dire che tanto ieri ho avuto un colloquio con un fantastico collega e ci siamo detti effettivamente ci stiamo facendo un colloquio reciproco, perché già questo è un presupposto da tenere in conto, dobbiamo essere noi più accattivanti di quanto non lo sia lui. Beh, sai, prima abbiamo parlato di scelta, no? Ludovico ha detto un concetto che parla di scelta. Non siamo solo noi a scegliere, ma sono anche le persone. Un po' come dire perché, e adesso poi glielo chiediamo, perché Edoardo ha scelto di venire a lavorare con te e perché tu hai scelto Edoardo per il tuo progetto immobiliare, no? Questo certo. È un po' il discorso che stiamo cercando di fare. Quindi è come creare il tuo brand che possa andare d'accordo con il suo e soprattutto quali percorsi definisci insieme, qual è la visione che gli hai dato, proprio perché la strada si deve percorrere insieme, si deve delineare chiaramente con trasparenza sin dall'inizio. Di questo sono stati da un po'. Credo che ci sia stato qualche problema di connessione. Maria Laura, se mi senti? Sì, c'è stato un problema di connessione. Sì. Io vi sto sentendo adesso. Prima a un certo punto. Sì, si è sovrapposto l'audio. Ho parlato da sola per un po'. Perfetto, lei ci siamo? Sì. Sì, sì. No, ci siamo fermati, credo, sulla trasparenza. Ora mi sentite voi? C'è anche un concetto di trasparenza. Io ci sono. Okay. C'è un concetto di sicuramente, no? La strada da percorrere insieme, se non è chiara da subito, non può essere apprezzata e ambita da entrambe le parti. Ovviamente è più semplice trasferire questo concetto e questa vision ha un neofita che in qualche maniera è un po' carta bianca. Una persona più esperta è più difficile, secondo me, da reclutare, da selezionare, e è anche un pochino più schivo nel selezionarci, perché chiaramente ha delle esperienze passate che possono essere comuni, ma possono invece essere un grande fardello da portare avanti insieme. Quindi è più difficile sicuramente con le persone esperte, ma se da subito si è chiarissimi e si delineano
le proprie visioni, entrambi gli attori del colloquio delineano le loro visioni, secondo me ci sono tutti i presupposti per poter lavorare insieme anche quando già un po' di esperienza si ha, insomma. Edoardo è stato portato a noi attraverso un percorso che poi magari vi racconterà lui, ma Edoardo era già un bravo agente immobiliare. Abbiamo una strada più semplice e più completa attraverso ragazzi che iniziano con noi, ma non è impossibile farlo anche con persone che hanno già un bagaglio, insomma. Certo, mi porto via due concetti che riprendiamo fra un po', Ilaria, grazie. Quindi, Edoardo, stiamo parlando di te, in realtà. Ilaria ha detto, abbiamo parlato di scelta, stiamo facendo vedere un esempio di... E oggi tu sei fra i broker migliori di Roma della struttura. Sei entrato, hai fatto il percorso. Ritorniamo all'inizio. Perché hai scelto questo percorso? Quindi andiamo a vedere nel concreto come questo percorso lo hai trovato, diciamo così, confacente a quello che era il tuo obiettivo. Perché mi è stata prospettata una possibilità di carriera innanzitutto seria, trasparente, con reali e concrete prospettive di crescita, cosa che invece purtroppo in altre aziende non avevo trovato, promesse vane ma senza una reale concretezza e senza un reale percorso di crescita, e soprattutto anche la formazione mi è stata prospettata, quella che poi si è rivelata essere esattamente reale, una formazione continua, un coaching costante al fine di poter crescere con i giusti tempi, ma in poco tempo, scusate la ripetizione, quindi perché seguito, perché sempre consigliato e sempre costantemente formato, al fine di crescere esponenzialmente, insomma, sia dal punto di vista economico, ma anche e soprattutto, ci tengo molto, dal punto di vista professionale. Io non mi stancherò mai di dire che in realtà da quando sono qui la mia esperienza e anche la mia professionalità, insomma, è cresciuta a dismisura rispetto a quella che avevo in tanti anni passati in altre aziende, perché c'è una costante formazione, crescita reale e continua che ti permette appunto di crescere molto sotto tutti i punti di vista, senza alcun dubbio. Senti, se faccio un attimo un punto di quello che tu hai detto, praticamente parliamo che hai ritrovato un annuncio di lavoro serio e trasparente. Sì, esattamente. Che rispecchiasse un po' quelli che erano dei criteri e valori che per te erano fondamentali. Assolutamente sì, rispecchiavano perfettamente quella che era la mia idea di crescita e di esperienza professionale. Quindi prospettive di crescita e formazione, quindi questo forse è dovuto proprio al concetto del target di cui tu parlavi, no? Quindi è sì, cercare di segmentare e creare, esprimere attraverso un annuncio, poi vedremo fra un po' anche nel particolare come, e poi tutto questo è iniziato, Edoardo, e ti ha aiutato a raggiungere i tuoi obiettivi, come stiamo dicendo, e hai creato un po' il tuo personale ecosistema, chiamiamolo così, all'interno del gruppo. Assolutamente sì. Sì, sì. Proprio perché il gruppo mi ha permesso di farlo. Posso interrompervi solo un attimo? Certo che mi sì. Fa molto piacere sentire queste parole di Edoardo, perché l'ambizione di Academy Specialist, ma di Academy in generale, è proprio rispecchiare il più possibile un concetto anche abusato, ma estremamente moderno, nel quale io credo molto, che è quello del win-win. Io credo che se durante i primi incontri siamo riusciti a trasmettere in Edoardo la potenza di questo messaggio del vinci tu, vinciamo anche noi, già quella è una prima vittoria, già lì vuol dire che abbiamo utilizzato uno strumento comunicativo appropriato per quello che volevamo dirgli. Effettivamente in Academy quello che io ho imparato a conoscere su di me e cerco di trasmetterla agli altri, è proprio questo: vinci tu per far vincere anche noi, e questo io spero che sia la stessa identica cosa che pensa Edoardo e pensa i suoi colleghi che lavorano con noi.
Assolutamente sì, si vince tutti insieme e siamo scelti reciprocamente esattamente come dicevi tu, Ilaria, e abbiamo iniziato e continuiamo a vincere insieme su tutto. Sì, Io è credo che verissimo. parliamo un po' anche per chi ci ascolta, no? Credo che noi abbiamo parlato l'altra volta anche verso i clienti, ripetiamo sempre una serie di cose, di acquisire, fidelizzare, creare una relazione. Quindi credo che anche per quello che riguardi, quando scegli qualcuno che fa un percorso con te e che vuole realizzare, esprimi un po' quello che è un tuo concetto. Di vita professionale, quindi cerchi di instaurare un certo tipo di rapporto. Ludovico, se torniamo un po' indietro e andiamo però un pochino più nel particolare e cominciamo magari a dare anche qualcosa di concreto. Prima parlavamo di come si fa, Parlavamo di questioni di marketing applicate al reclutamento che sembra oggi tutto girare attorno alla parola marketing, e prima io avevo tentato di far vedere qualcosa che parlasse di ecosistema digitale, o comunque dove far parlare di sé, prima di tutto come imprenditore, quindi qual è il tuo brand, e poi come e dove andare a ricercare risorse. Vogliamo condividerlo ora? Come no? Guarda, anzi, mi riaggancio a quello di cui stavate parlando. Tu in questo momento, poco fa, hai parlato di acquisizione. Secondo me, tutto risulta più chiaro quando pensiamo all'acquisizione di asset per la nostra impresa. Quindi pensiamo all'acquisizione di risorse da inserire nel nostro team, va bene, di lavoro, come nostri collaboratori. Tutto risulta più facile se facciamo un parallelo con l'acquisizione di incarichi. Cioè, fondamentalmente, no? Dato che il core business di un'agenzia Esatto. immobiliare è l'acquisizione di incarichi e da qua non si scappa, io dico, no? Com'è possibile mettere in relazione il lavoro che facciamo, il lavoro che gli agenti immobiliari fanno quotidianamente nei confronti dei proprietari di casa, cioè del cliente finale, no? Cioè di quelli che devono dargli poi l'incarico, no? Di vendita di un appartamento, di un immobile, no? Esattamente lo stesso tipo di rapporto che cerchiamo di affinare nei confronti del proprietario di casa, lato acquisizione, ok? Dobbiamo fare la stessa identica cosa, lato acquisizione e risorse. Molto spesso, perché lo dico? Perché non è così scontato il parallelo, no? Uno pensa che l'acquisizione di un incarico mi porta immediatamente al guadagno, no? Ripeto, quello è il core business di un'attività immobiliare, quindi acquisizione di un incarico uguale produzione, non c'è dubbio. Lo sforzo, diciamo così, cognitivo che va fatto è proprio quello di invece cominciare a ragionare, e poi adesso vi spiego anche perché, di cominciare a ragionare. Quando pensiamo alle risorse da acquisire, alle risorse umane da acquisire come collaboratori, di vederla esattamente allo stesso identico modo. Anzi, quando parliamo del cliente e diciamo che la fidelizzazione del cliente non solo è una materia di studio, ma è una prassi fondamentale, direi, di ogni attività commerciale, perché l'acquisizione e la fidelizzazione di un cliente hanno a che fare con la sopravvivenza di Certo, quella imprescindibile oramai, no? certo. Soprattutto oggi come oggi. Assolutamente sì. Quell'attività, no? Quante volte diciamo questa blasfemia, no? Del prodotto che non esiste più, mentre invece esiste solo il cliente. Non è che il prodotto non esiste più perché sono spariti gli immobili. Il prodotto non esiste più perché il prodotto oggi è ovunque. Perché ovunque? Perché c'è internet, già da qualche anno mi sembra. E quindi, essendo il prodotto dappertutto, su che cosa si è spostata l'esperienza, no, di qualsiasi attività, nello specifico dell'attività immobiliare? Si è spostata sul cliente. Ora, se lavoriamo e investiamo così tanto per acquisire clienti, perché non dobbiamo lavorare tanto e in un giusto modo per acquisire risorse che poi sono nostre? Questi collaboratori, che poi acquisiamo e mettiamo dentro l'agenzia e a cui trasferiamo il nostro know-how, ripeto, a prescindere che si sia Frim o qualsiasi altro brand o nessun brand, Certo, sia certo. un'agenzia immobiliare indipendente, il punto è sempre lo stesso. L'acquisizione di risorse
che vengono fidelizzate, perché io parlo spesso di asset? Perché è quello che diventano una, ogni risorsa acquisita è un'unità di business che produce fatturato, se la cosa è fatta con tutti, certo, i crismi. Quindi il parallelo, correggimi soprattutto Ilaria se sbaglio, il parallelo tra acquisizione di incarichi e acquisizione di risorse che poi mi generano incarichi è una cosa assolutamente da mettere in correlazione. Ma esattamente è così. Assolutamente così, Ludovico. Se posso, una volta affrontato il discorso del primo approccio, chiamiamolo colloquio perché tradizionalmente si chiama colloquio, e dando per scontato che io possa aver fatto un buon lavoro e quindi aver fatto un recruiting virtuoso, no? Essere stata scelta per le giuste motivazioni, aver scelto per le giuste motivazioni, entra in campo una frase che ci ripeteva spesso, ultimamente un po' meno, ma ci ripete spesso il nostro presidente, che è: non esistono cattivi giocatori, esistono solo i cattivi allenatori. Perché se io ho acquistato, quindi se ho fatto un recruiting virtuoso, quindi ho riconosciuto in questa persona delle doti, nel momento in cui lavora con me, il mio allenamento è fondamentale. E quindi qui nasce tutto quello di cui stai parlando tu, no? Una buona fidelizzazione di questa persona, così come noi facciamo nella nostra attività da agenti immobiliari quotidianamente. Io posso assumere, acquisire centinaia di incarichi, sovrapprezzo, non in esclusiva, e lavorerò sempre male. Quindi io posso assumere nel mio ufficio decine e decine di collaboratori, ma che non funzionano, che non sono giusti per il mio target, non sono le persone giuste per lavorare con me. Magari possono esserlo da un'altra parte, ma non con me. Nel momento in cui il recruiting è fatto in maniera virtuosa, anche lavorare insieme, mi permetto di dire che è abbastanza facile. Io e Edoardo abbiamo scontri quotidiani come in qualsiasi buona famiglia, certo, ma lavoriamo insieme con una vision comune, quindi è tutto più facile. Cresce proprio così. Certo. Se posso aggiungere, rifacendomi a quello che ha detto Ilaria e quello che diceva Ludovico, il parallelismo è perfetto anche secondo me, perché come qualche anno fa, diciamo, il fulcro della nostra professione era semplicemente l'acquisizione fine a se stessa, adesso invece il cliente vuole il valido professionista che, oltre ad acquisirlo, insomma, oltre all'acquisizione, fa anche riesce ad effettuare un'ottima fidelizzazione, poi fare un ottimo seguimento, avere attenzione, fare delle consulenze continue. E questo secondo me si ripropone esattamente anche nel nuovo metodo di recruiting. Il parallelismo è perfetto secondo me. Senti Ludovico, visto che parliamo appunto di metodo di recruiting, come si costruisce una strategia di recruiting efficace? Cercando di eliminare il più possibile il caso fortuito. Anche qui ritorno al parallelismo che facevamo appunto adesso, e il punto è sempre eliminare il caso fortuito e cercare appunto di avere una strategia, perché il concetto antitetico a caso fortuito è strategia. Allora, come facciamo con la nostra agenzia immobiliare a indirizzarci, va bene, a indirizzarci nella giusta via? Con il marketing di relazione, che è un modo magari un po' complicato appunto cominciare a raccontare la nostra attività, perché raccontare in questo caso è veramente il termine chiave, la parola chiave, va bene, il racconto della propria attività, dei valori che circondano la nostra attività. Quando si parla di personal branding, quando sentite parlare in giro di personal branding riferito di solito ai social network, in realtà il personal branding è una cosa che gli agenti immobiliari, vi svelo questo segreto, e anche Ilaria lo sa molto bene, gli agenti immobiliari sono dottori in personal branding ed è una cosa da cavalcare. Perché dico questo? Perché l'attività di compravendita immobiliare ha moltissimo a che fare con la psicologia del cliente, correggetemi se sbaglio. E quindi che il personal branding, che non è altro che noi diciamo che ci occupiamo di persone, non di immobili, no? Quindi figuriamoci. Esatto.
Esattamente. Assolutamente. Esattamente. E quindi fare personal branding oggi è una cosa che si collega naturalmente con l'online e con i social network. In realtà gli agenti immobiliari fanno personal branding da tutta la vita, da quando esiste il mestiere. Ora, qual è il punto? Il punto è che oggi tutto si è spostato sul digitale e quindi non dobbiamo fare altro, certo, pare facile, ma non dobbiamo fare altro che trasferire quel modo tipico di comunicare, di spiegare i problemi al cliente finale, i problemi di carattere immobiliare, quali sono le complicazioni che hanno a che fare con le compravendite, quali sono i vicoli ciechi nei quali di solito i clienti possono finire quando magari fanno l'errore di affidarsi al fai da te, no? Quando hanno un'esigenza immobiliare, molto spesso quanti clienti arrivano nelle vostre agenzie immobiliari quando sono magari già frustrati perché sono a metà di una ricerca o al termine di una ricerca, ma non ci stanno capendo niente, hanno conosciuto altri professionisti che forse non gli hanno saputo Continuamente. indirizzare. Ecco, quindi il punto è proprio raccontare, il punto è spiegare le cose bene, dove purtroppo per voi ovunque. Purché sia digitale, perché di persona questa cosa la sapete fare molto bene, perché sono certo che qualsiasi agente immobiliare di quelli che ci sta seguendo, se si trovasse al bar con un potenziale cliente, saprebbe faccia a faccia certamente, no? Portarlo dalla sua parte. Ecco, quello che è più difficile, ed è assolutamente così, è farlo quando di fronte non si ha il cliente in carne e ossa, ma si ha uno schermo con il social network dentro, che sia questo Facebook o Instagram o LinkedIn o YouTube o Telegram o WhatsApp, di qualsiasi, va bene, piattaforma si sta parlando, o Google stessa. Alla fine il problema è lo stesso: con chi sto parlando? Cosa devo dire se non so chi ho di fronte? Il segreto è che sappiamo perfettamente chi abbiamo di fronte, perché chi è di fronte a noi, nel caso in cui noi stiamo cercando di acquisire un incarico, è esattamente il cliente che detiene, va bene, quel proprietario di quel. Quell'immobile, proprietario dell'immobile. Per tornare all'argomento di oggi, se stiamo cercando di reclutare una risorsa, di fronte dobbiamo metterci, quando andiamo lì a digitare, dobbiamo metterci esattamente la risorsa che vogliamo andare a reclutare. Perché? Perché, vi svelo un altro segreto, è proprio quella persona che leggerà e interpreterà nel modo corretto l'annuncio di lavoro o la comunicazione in genere che stiamo facendo sui social network. Vedete, quando Devo Ilaria dire, prima parlava. Federico, scusami se ti interrompo, che ci sono, se diciamo, mio figlio dice si smanetta, non so se è un termine che si può dire, ma se si smanetta un po' su internet, tra i vari social, ci sono veramente numerosi colleghi ormai di vari marchi, di varie, molto bravi nel marketing di relazione sui social. Ce ne sono due o tre che seguo con una certa invidia e cerco di, diciamo, dai quali cerco di imparare tanto. Per Giusto. quanto io stia facendo, no, il mio percorso, sto cercando di imparare, faccio tutto quello che. Ma ci sono dei veri professionisti, ormai colleghi che sono agenti immobiliari da 30 anni, che si Benissimo. sono messi in gioco con un'attività di marketing eccellente, veramente eccellente. E Benissimo. l'hanno fatto Certo, oramai il marketing è parte integrante, no, del nostro lavoro, perché come si creano relazioni, non più solo in maniera digitale. Noi stiamo dicendo qualcosa e stiamo notando, l'abbiamo notato con la crisi, no? Del Covid, relativo al Covid, che abbiamo fatto un'accelerazione verso il mondo digitale sicuramente molto, molto importante. Quindi ci siamo tutti trasferiti, per ovvie ragioni, molto, molto spesso, quasi esclusivamente, su un ecosistema digitale per necessità, per qualsiasi cosa. E in realtà oggi scopriamo che, come i clienti, per l'87% fanno una ricerca di casa nel mondo digitale dal telefonino, così quando dobbiamo fare acquisizione di talenti e di persone che ci aiuteranno a raggiungere i nostri obiettivi e che con noi onoreranno il sogno,
dobbiamo andarli a cercare dove sono, e anche qui ecco perché credo che, Ludovico, parlavamo di ecosistema digitale, e il candidato oggi è principalmente online, quindi un po' la conversione che deve fare anche l'agente immobiliare è appunto specializzarsi anche da questo punto di vista, no? Del resto abbiamo, io mi permetto di fare io stesso una domanda a Edoardo, cioè lato, Edoardo, da quant'è che lavori con Ilaria? 2 anni, più di 2 anni, anzi, ormai più di 2 anni. Perfetto, quindi 2 anni fa o 2 anni e mezzo fa, quando in te evidentemente vado a braccio, è nata l'esigenza, ok, di trovare una situazione che fosse, un contesto lavorativo che fosse più adatto a quello che tu credevi di valere e che, no, volevi sperimentare. Esattamente. Io immagino che, io dubito che tu abbia messo un annuncio su Porta Portese, cioè sul cartaceo, no? su un quotidiano. Io penso che, se ce lo vuoi raccontare, io penso che tu sia andato online come facciamo tutti ormai, a prescindere da quale che sia l'obiettivo della nostra ricerca, e ti sia imbattuto nella struttura evidentemente di Ilaria. Quindi la domanda che ti faccio è: che cos'è che nella comunicazione, va bene, che hai trovato, ti ha fatto accendere, va bene, la lampadina, e quindi hai detto sì, ok, ci vado, ci provo? Assolutamente sì, l'annuncio l'ho cercato chiaramente sui canali, insomma, informatici, su internet. Banalmente, semplicemente dirò, l'annuncio era rivolto a me. Si rivolgeva a me. Sì, d'accordo, giuro. Sono contento. Ricordo ancora questa sensazione, come fosse ieri. Si rivolgeva a me, parlava a me. Esatto. E alla fine, grazie. Poi l'ho dovuto pure corteggiare per un sacco di tempo, Non pensate che poi sia stato così... Vedi le parole chiave che poi vengono fuori quando uno non se l'aspetta. Corteggiamento è un'altra parola chiave del marketing di relazione. Poi spesso dopo i webinar, quando mi arrivano tutte le critiche, perché a me arrivano solo critiche, non si sa perché, poi agli altri tutte le critiche che mi giungono. Non credere. Dicono che io sono fissato, no, con marketing, quindi da adesso in poi, fino alla fine di questo nostro appuntamento, sostituirò la parola marketing con la parola strategia, così vediamo se la situazione migliora. Ilaria ha parlato di corteggiamento. Il corteggiamento è una strategia, va bene, da mettere in atto, perché ha a che fare proprio con la relazione, e noi di quello stiamo parlando. Se è vero come è vero che due persone, per lavorare insieme, due o più persone, in questo caso un imprenditore e il suo collaboratore da acquisire, devono lavorare insieme per anni, si augura, portando a casa, no, profitti sempre più importanti, dovranno avere inevitabilmente una relazione, dovranno trovarsi, va bene, su tutta una serie di cose che hanno a che fare certamente sul lato tecnico, no, evidentemente, posto che la tecnica si impara, ma sicuramente sul lato umano. Io voglio spostare, quando si parla di recruiting, cioè, vale anche per l'acquisizione del cliente, ma quando si parla di recruiting, il lato umano, anche se stiamo parlando attraverso lo schermo di un computer, è determinante, perché solo in questo modo, solo mettendosi a nudo, ok, abbiamo la possibilità di trasferire all'eventuale risorsa da acquisire esattamente quello che troverà nel momento in cui verrà a fare il colloquio con noi, e poi, ci si augura, verrà a lavorare con noi. Del resto, tornando al corteggiamento, quando conosciamo una persona che ci piace, io dubito che la si inviti a cena, ma le si chieda la mano, va bene, al primo appuntamento, a meno che, non lo so, certo, se c'è qualcuno che ci vuole scrivere che al primo appuntamento ha chiesto in moglie o in marito, non lo so, aspetto le domande e le testimonianze. Tendenzialmente, quando si parla di relazione tra due persone, la prima cosa che si instaura è proprio una relazione che ha a che fare con il corteggiamento. Ecco, nel recruiting di risorse buone per la nostra attività è la stessa identica cosa.
Questo evita il caso fortuito, questo mette immediatamente in relazione due soggetti, imprenditore e collaboratore, che già prima di cominciare a lavorare insieme hanno la stessa visione, la stessa vision, e poi, come i nostri ospiti testimoniano, le cose sono molto più semplici. Mentre invece, per esempio, Edoardo, tu mi raccontavi in sede di confronto nei giorni scorsi che tu stesso, una volta che sei diventato poi broker, no? Hai fatto il tragitto che ti ha portato attraverso gli step, no? Del metodo Frame, sei arrivato a essere, grazie al tuo coach e master broker, Ilaria, sei arrivato a diventare broker. E a quel punto è toccato a te reclutare e diventare manager, va bene, del tuo team. E mi raccontavi che non a caso hai commesso, perché è inevitabile, anche tu degli errori all'inizio. Sì, assolutamente sì. E non so se ce ne vuoi raccontare. Commisi l'errore di fare proprio quello che in realtà non andrebbe fatto, cioè assumere una persona che mi è stata consigliata tramite conoscenze, quindi non ho scelto io, ma in qualche modo mi sono fatto scegliere, che non c'è nulla di più errato al giorno d'oggi, secondo me. Infatti non è andata bene, perché in realtà se la persona proviene tramite, ecco, appunto, amicizie comuni, parentele, non c'è neanche il giusto distacco, che invece è doveroso, è essenziale. E poi non c'è stata una selezione, non c'è stata una scelta da parte mia. Esatto. E Credo questo. che quello che manchi forse in questi casi, che rischia di mancare in genere, è parliamo sempre di guardare a qual è l'obiettivo, il mio obiettivo e qual è l'obiettivo della persona, no? Quindi cosa si aspetta, cosa vuole costruire e io cosa mi aspetto. Forse si danno per scontato alcune cose, quindi, perché se me lo hanno raccomandato, comunque se me lo hanno suggerito, sicuramente sarà adatto, ma magari se io non ho effettivamente fatto tutta una serie di cose molto semplici, quindi andare a fare una verifica di competenze e di aspirazioni, perché qui non si tratta soltanto più di esperienze, ma di aspirazioni, che cosa si Sì, vuole fare e che cosa ci si aspetta, no? certo. Io sono andata a trovare, adesso lo condivido, un esempio di un annuncio, no? E Posso che prima tra di l'altro. andare avanti sul tipo di annuncio dire una cosa sulle persone presentate dagli altri, rapidissimo? Assolutamente, certo. Per me, io vado un filino controcorrente, però se termino il discorso, in realtà lo sto sostenendo. Anche quella può essere un'azione di marketing, far girare la voce che stai cercando persone, ma devi avere la freddezza, la professionalità e anche, come posso dire, il carattere per poter respingere anche persone presentate da tuo fratello. Perché anche quello è un modo per incontrarsi e mettersi a confronto e scegliersi nell'eventualità in cui ci si trovi. Io faccio girare moltissimo la voce che siamo un gruppo fantastico e molto interessante per chi ha un certo tipo di ambizione. Chiaramente, però, il chiamiamolo candidato che si siede di fronte a me viene poi preso in considerazione per tutte cose che vanno al di là della persona da cui è stato presentato, insomma. Credo che anche questo sia marketing, o sbaglio? Assolutamente, Così, è così. l'esclusività, cioè quando si parla di essere esclusivi, non vuol dire, molto spesso si pensa che la parola esclusivo abbia a che fare, cioè abbia un'accezione positiva o negativa, in realtà non ha accezione. Essere esclusivi significa essere come si è, e quindi solo con i propri simili si può andare d'accordo, vale per l'acquisizione di risorse. Viceversa, come dice Ilaria, tutto questo ha a che fare con l'escludere, no? Quindi con l'eliminare delle risorse, in questo caso, che proprio non vanno d'accordo Certo, quello. con quello che facciamo noi e con come siamo noi. Quando prima vi dicevo di costruire un ecosistema digitale che abbia a che fare con il racconto di quello che la vostra attività, voi come imprenditori siete e fate, che è sempre occhio, perché occhio a essere autoreferenziali. Va bene parlare di sé e parlare di come si è, ma va ancora meglio parlare di
quale sarebbe la prospettiva della risorsa da acquisire una volta, va bene, introdotta all'interno della nostra attività. In questo modo si escludono, meglio lo si racconta e meglio più si escludono quelli che non hanno niente a che fare con noi. L'annuncio che ho brevemente intravisto della slide che Maria Laura stavi proponendo ha proprio a che fare con questo, cioè con il modo giusto e con il modo sbagliato che automaticamente include o esclude la risorsa che vogliamo reclutare. Eh Laura. sì, qui c'erano due approcci completamente diversi, no? Quindi da un lato è quello probabilmente standard, ricerchiamo persone, eccetera, eccetera. E l'altro semplicemente diceva, sei un neolaureato e ti sei stancato di passare le giornate a mandare curriculum. Cioè, questo è un po' come le due prospettive, qui commentatemelo voi, no? Quindi le due prospettive di come presentarsi, quindi da un lato avremo magari una realtà più tradizionale e dall'altra avremo una realtà magari un po' meno tradizionale, quindi a seconda di come sono io, magari risponderò più all'uno o all'altro. Quindi Beh, dal quando mio tu punto dici... di vista, uno va bene per tutti, cioè Ciao. quello annuncio impersonale con una bella croce rossa sta dicendo se vado io va qualcun altro è la stessa cosa, ma Esatto. l'altro se io effettivamente sono 3 mesi che mando curriculum a destra e a sinistra, probabilmente proverò la sensazione che ha provato Edoardo leggendo il nostro annuncio, no? Quello è cavolo, Esattamente. sono proprio io. Stanno parlando a me, sono Parla a me, mesi che invio parlando a me. curriculum e No, quindi ma... anche c'è una grandissima differenza. perché Esatto. quanti di noi ritengono di essere dinamici, flessibili e con una forte propensione al problem Tutti. solving? Tutti. Siamo Esatto. tutti Soprattutto dinamici, quando si è alla ricerca del lavoro, lo si diventa magicamente per quei pochi mesi. pur di lavorare, guarda, ci sono io come Anche no. discreto inglese, francese e spagnolo, è in tutti i curriculum, discreto. Discreto. Discreto, Poi parlato. altra osservazione, l'annuncio impersonale in realtà parla di chi sta inserendo l'annuncio, cioè noi, Bravo. io Era quello che ricerco cercavo persone, è quello che cercavo l'altro di dire, no, parla no? di Un chi lo po' sta il leggendo. esatto, il Esatto. concetto di cui parlava prima Ludovico. Nella realtà presentiamo noi come azienda esattamente anche in quello che scriviamo. Quindi sempre ritorniamo alla questione del personal branding e di chi è il candidato che io voglio attirare, cioè. Che cosa sto cercando di particolare, perché credo che ogni imprenditore quando deve selezionare qualcuno deve cercare qualcosa che sia complementare a quello che lui oggi ha nell'organizzazione, no? Quindi cercare sempre quel qualcosa che fa la differenza, perché se torniamo al titolo di oggi diciamo sempre che reclutare poi vuol dire fatturare, quindi portare delle persone che poi siano capaci di raggiungere obiettivi e che ne siano soddisfatte, perché poi torniamo sempre al pensiero dove se ho un collaboratore soddisfatto rende un cliente soddisfatto e io come imprenditore sono più contento perché poi alla fine il mio numero finale, che è sempre il fatturato, va a salire. Esatto. Che Esattamente. vediamo, abbiamo toccato una serie di temi, poi torniamo un po' su quali possono essere i portali, ma questo lo facciamo alla fine, quelle 5-6 cose che possono essere utili e da portare via, ma chiunque ha partecipato ricordiamo anche che alla fine riceveranno non solo la registrazione dell'evento, ma anche un ebook da parte nostra con la richiesta di feedback, perché vogliamo proprio chiedere a tutti voi quali sono gli altri argomenti che vorreste approfondire e come approfondirli meglio? Quindi il vostro feedback per noi è veramente importante su come strutturare anche tutte le cose da qui in avanti. Mi guardo un pochino gli esempi delle cose che abbiamo detto prima. Allora, abbiamo detto due cose, abbiamo detto attirare risorse. Ilaria, tu prima hai parlato di persone che abbiano o non abbiano avuto esperienza, di personale con esperienza e senza esperienza. Come metti insieme in una realtà, appunto, abbiamo parlato prima, facciamo recruiting, abbiamo una strategia, abbiamo una realtà, immaginando di essere ovviamente un imprenditore, come metti insieme vecchio e nuovo, fra virgolette, senza avere su questo un'accezione negativa, ovviamente.
In realtà imparo anche io, in Academy abbiamo sperimentato tanto anche questo, quindi sicuramente il nostro percorso ci permette di portare avanti e di trovare, diciamo, comunque ogni mattina un gruppo coeso, proprio perché l'organizzazione in qualche maniera è un po' suddivisa, ci sono dei compiti ben precisi e tutti fanno molto bene quello che sanno fare. Questo dà una certa soddisfazione anche all'elemento neofita appena entrato, perché chiaramente, ad esempio, Edoardo ha un suo gruppo molto, molto forte che ci rende molto orgogliosi, che avendo le sue soddisfazioni sta trasmettendo anche ai giovani venditori, coloro che entrano a lavorare con noi, un'atmosfera ed un clima potente. Io credo che il clima in ufficio sia il fattore più potente per la fidelizzazione. Abbiamo cercato, e devo dire, quando dico abbiamo è perché noi siamo due master broker, siamo io e il mio socio Marco Silvi. Abbiamo cercato, e credo veramente che sia una missione che abbiamo compiuto con successo, di creare proprio un clima in ufficio forte, collaborativo, di grandissima ambizione comune, di crescita comune. Essere in ufficio tutti i giorni e in prima linea ci è stato insegnato, prima di tutto, da chi è più su di noi nella gerarchia FRIM, e crea dei presupposti di fidelizzazione enormi. La presenza continua per tutti, l'allenarsi insieme a loro, il mettersi in gioco insieme a loro è, credo, l'arma vincente. Devo dire anche la più divertente. Io la mattina continuo a venire a lavorare molto contenta. Qualche volta Quindi anche non è solo una arrabbiata con i questione di collaboratori, non voglio non è neanche solo far una questione di soldi sembrare e che... Cosa? provvigioni. Non è solo una questione di soldi e provvigioni, insomma, quando parliamo di fidelizzazione, questo è quello che stai dicendo. Devo dire, non è una questione di soldi e provvigione, non in maniera diretta. Lo diventa in maniera indiretta. Un ambiente dove si lavora volentieri è produttivo. I nostri risultati sono frutto di una grande sperimentazione, di tante difficoltà, anche di tante difficoltà nelle relazioni di gruppo, perché non eravamo bravi a reclutare, perché reclutavamo tutti i candidati possibili e li mettevamo alla prova. Le cose sono cambiate proprio per questo, perché ci siamo accorti che creare un gruppo di persone coese dà dei risultati anche in termini di fatturato ed economici molto diversi. E per quanto possiamo dire, ma insomma, un ragazzo che guadagna bene è un ragazzo più felice, che la sera esce con la ragazza e la mattina torna a casa torna al lavoro più contento, insomma, è innegabile. Ludovico, sto leggendo anche un po' di domande e qualcuno dice qualche consiglio pratico per fare una strategia di reclutamento efficace? Allora, volentieri, innanzitutto, allora, diciamo che innanzitutto il punto, e questo vale sia per l'acquisizione di incarichi, sia per l'acquisizione di risorse, mi ripeto, come ho detto prima, il punto è cercare di capire come fare a comunicare che tipo di attività si fa. Quindi noi dobbiamo essere bravi su Facebook, su Instagram, a raccontare le cose del nostro lavoro per cercare di attrarre l'obiettivo che vogliamo attrarre. Se stiamo parlando di recruiting, e oggi stiamo parlando di recruiting, dobbiamo, come mi ha suggerito Edoardo prima, dobbiamo parlare proprio con quella persona che vogliamo reclutare. Innanzitutto, provando a immaginare quali sono i problemi che questa persona che vogliamo reclutare ha e provare quindi di conseguenza attraverso i post, attraverso gli annunci, attraverso anche inserzioni a pagamento, a prescindere dal canale che scegliamo di utilizzare, ma anche
io mi riferisco anche al cartaceo, cioè non è che adesso esiste solo il digitale, anche se vogliamo mettere un annuncio di lavoro vecchia maniera su un quotidiano, il punto è sempre lo stesso, perché il modo di comunicare che dobbiamo avere, se non vogliamo ritrovarci con 500 curriculum che poi portano magari a 300 colloqui di lavoro che ci fanno perdere un sacco di tempo e poi magari anche ci fanno anche poi sbagliare l'acquisizione della risorsa. Io dico sempre che è molto meglio fare un colloquio giusto piuttosto che farne anche 10 sbagliati, no? Come faccio a fare quel Assolutamente. colloquio giusto? Come stiamo raccontando? Cioè parlando esattamente con quella persona. Quella persona ha un identikit perché corrisponde perfettamente a un certo tipo di professionista, sia che noi vogliamo raccogliere la candidatura magari di un agente immobiliare con 15 o 20 anni di esperienza, quindi un immobiliare navigato, piuttosto che invece vogliamo dirigerci verso un neofita, verso un entry level, come lo chiamiamo nel metodo Frigo. Quindi una persona che non ha mai avuto a che fare con l'attività immobiliare, non cambia nulla, cambia la persona con la quale stiamo parlando, è ovvio. Quindi nel momento in cui, per esempio, quando immagino, no, Ilaria, stavi pensando di reclutare una persona che avesse il background, va bene, lavorativo di Edoardo, immagino che tu non ti sia rivolta a un ventenne neolaureato senza esperienza di lavoro. Immagino che tu abbia cercato un agente immobiliare giovane, come certamente è Edoardo, che magari no, non fosse tanto contento della situazione, no, nella quale si trovava. Giusto o no? È giustissimo, è ovvio che stavamo cercando una persona sulla quale far leva da un punto di vista di ti portiamo via da una situazione che non ti appaga completamente, che non ti dà prospettive di futuro. Era un momento quello in cui cercavamo, lo cerchiamo tuttora, ma ovviamente a seconda delle fasi della nostra attività, magari ci concentriamo principalmente su un tipo di persona o su un altro tipo di persona, su un venditore molto giovane. In quel momento cercavamo giovani agenti immobiliari tanto ambiziosi, qualcuno proprio che potesse essere al nostro fianco con la vision, qualcuno che fosse già pronto ad accogliere la vision. E devo dire che abbiamo colto nel segno, perché poi nel momento in cui Edoardo ha iniziato a lavorare con noi, dopo i primissimi mesi di rodaggio, diciamo così, anche per imparare una nuova metodologia, Edoardo ha fatto una carriera rapidissima, quindi abbiamo visto in lui proprio giusto, cioè abbiamo trovato in quei primi approcci dell'attitudine, una vision tendenzialmente Grazie, molto simile alla grazie mille. nostra. La caratteristica principale di un elemento come Edoardo è l'ambizione. Io credo che nulla più dell'automotivazione possa fare di te un fuoriclasse. Anche perché questo. Ilaria, scusate, abbiamo una domanda da parte di Giovan Battista e dice: qual è il vostro Ciao Giovan target di ricerca? Battista. Sì, qual è il vostro target di ricerca e qual è l'offerta economica? Credo Allora, per che ci quanto manca. riguarda l'offerta economica, lo anticipo prima, vienici a trovare perché a prescindere, magari tu hai una tua agenzia, io non credo di conoscerti, il nome lo ricorderei, ma anche solo per confrontarci, per conoscerci, perché poi essendo noi il gruppo collaborativo per eccellenza, FRIM, conoscerci è sempre una cosa bellissima. Il nostro target chiaramente va distinto in due persone completamente diverse. Uno è proprio il giovane, possibilmente veramente neofita, un ragazzo ambizioso, laureato, che aspiri a fare una carriera in un ambito che si sta nobilitando tantissimo negli ultimi anni. Io ormai qualche anno che faccio questo lavoro e devo dire che da 10 anni a questa parte l'approccio che le persone hanno con noi comincia a cambiare. Io me ne accorgo, spero che sia un sentore che abbiamo tutti. Sì, assolutamente.
Il neofita è carta bianca, quindi è pronto a ricevere questa vision, è pronto a fidarsi, è bellissimo lavorare con i ragazzi giovani. Dall'altra parte, ovviamente, abbiamo bisogno di persone che sostengano questo percorso dei giovani e che quindi lavorino proprio al nostro fianco, spalla a spalla con noi per strutturare dei team cooperativi. Forti di successo con le attitudini che più appartengono ad ognuno. Insomma, la squadra di Edoardo è molto diversa da quella degli altri broker perché ognuno poi sceglie il suo team. Peraltro, ci tengo a dire che chi fa il broker da noi non ha un team leader. Il team leader di una volta era colui che cresceva solo i giovanissimi e poi una volta che erano formati li doveva passare. Il nostro broker è uno che fa la sua squadra, ha una sua agenzia immobiliare nell'agenzia immobiliare e quindi dà delle caratteristiche che, fermo restando tutta la vision di Frame Academy, di Frame, tutto quello che fa di noi un prodotto molto ben determinato, però al di là di questo dà la sua personalità, la sua impronta a tutto il team. Quindi nella squadra di Edoardo, ad esempio, ci sono quattro persone già molto ferrate nella professione, non sono tutti neofiti. Anche se molto Allora, eterogenei da loro, ho molto eterogenei. detto. Sì, Sì, per età, per proprio esperienza. qui vi aiuto a rispondere anche con questa cosa che abbiamo fatto vedere l'altra volta, no? Che un po' la nostra organizzazione prevede ruoli specifici, professionalità, junior, senior, che poi si combinano insieme, un po' quello che noi stiamo raccontando. Quindi quella che potrebbe essere, secondo il nostro metodo, la nostra esperienza, la struttura ideale che porti poi al percorso che abbiamo delineato e che stiamo delineando insieme. Ludovico, visto che siamo quasi in chiusura, ci Sì. sono delle domande, qualche consiglio pratico che possiamo lasciare a chi ci ascolta in questo momento per quello che riguarda la strategia di recruiting tipo questi? Assolutamente. Allora, innanzitutto il consiglio numero uno è, a proposito di ecosistema digitale, è verificare la propria presenza online. Mi riferisco chiaramente ai social media, quindi ai social network, e mi riferisco ai motori di ricerca, quindi la scheda business di Google. Insomma, dovete cercare di capire online dove siete, dov'è la vostra agenzia immobiliare, che cosa cercandovi, va bene, che cosa viene fuori, e fare una tara di quello che c'è e quello che non c'è, e cercare di esserci dove non siete soprattutto. Quindi è bene, diciamo, essere presenti almeno in tutti i canali che vi interessano. Quindi chiaramente, se non sapete come si sta o come si comunica su LinkedIn, è meglio non esserci, ma con voglio dire, ormai su internet c'è di tutto. Da questo punto di vista, anche solamente essere presenti con un profilo che non è così attivo, ma è ordinato e soprattutto aggiornato e porta tutte le informazioni di base della nostra attività e della nostra agenzia immobiliare, certamente aiuta e ci aiuterà qualora dovessimo poi metterci a fare attivamente recruiting. Lo stesso vale per la presenza offline, perché non è che va bene il Covid, però vabbè, non ci siamo spostati solo ed esclusivamente ormai sul Certo, digitale. assolutamente. Esiste ancora il mondo reale. Nel mondo reale ci si scambia biglietti da visita, si ha a che fare con brochure, si ha a che fare con volantini, eccetera. Ovviamente, se dobbiamo fare recruiting, tutte queste cose, come sempre, devono parlare della nostra attività, quindi dei nostri valori, di quello che facciamo, di come lo facciamo, di quali sono i nostri obiettivi, ma devono parlare soprattutto, devono mettere in evidenza qual è il beneficio della risorsa da reclutare. Come vi hanno raccontato oggi pomeriggio Ilaria ed Edoardo, non si conoscevano, sono venuti a contatto proprio perché più o meno inconsapevolmente o consapevolmente va bene, si stavano cercando, solo che non lo sapevano. Quando hanno cominciato a comunicare nello stesso modo, ecco fatto che imprenditore e risorsa acquisita si sono inevitabilmente incontrate. Ed è così che funziona. Esattamente.
Dopodiché, una volta trovato, descritto il nostro identikit e capito anche qual è l'identikit della persona che vogliamo reclutare, cerchiamo di mettere appunto, di cominciare il racconto, okay, di chi siamo, le attività svolte, di perché una risorsa ci dovrebbe scegliere, di quali sono appunto i valori condivisi. Insisto molto sui valori condivisi, proprio per quello che vi dicevo prima, quando si parla di marketing di relazione, la relazione ha a che fare molto con l'empatia, cioè nel senso proprio con quella capacità innata che hanno tutte le persone di trovarsi d'accordo, anche se si è caratteri completamente diversi, proprio perché in maniera innata, va bene, si vuole lavorare con quella persona e non con tante altre. Credo che ci sia un'altra slide che mi porta al punto 4. Esatto. Nel momento in cui abbiamo capito tutto questo e abbiamo preparato, come vedete, l'identikit anche della risorsa da reclutare, dobbiamo finalmente uscire con i nostri messaggi. Parlo di post, va bene, su Facebook, su Instagram, non è importante la piattaforma. La cosa importante è cercare di essere coerenti con quello che poi si fa tutti i giorni all'interno della nostra attività e di parlare sempre verso, ok, il nostro pubblico, mai di noi, va bene, ma verso il nostro pubblico. Quindi non dire cose autoreferenziali, perché l'autoreferenzialità la lasciamo alla pubblicità. La pubblicità dice noi siamo i migliori e il nostro detersivo sbianca più di tutti. No, nel marketing fatto bene, il punto è sempre il valore percepito della persona con la quale stiamo parlando. E questo ha a che fare sia con la risorsa da reclutare perché vogliamo farla venire a lavorare con noi, e sia chiaramente anche per l'acquisizione del cliente. Sempre il beneficio del nostro interlocutore davanti a tutto. In questo modo, e solo in questo modo, non incorriamo nel caso fortuito, riusciamo a il ritorno dell'investimento che facciamo sarà degno di questo nome, cioè sarà un ritorno, e quindi non perderemo risorse, va bene, in colloqui inutili, in annunci, perché comunque gli annunci costano online, offline, eccetera, e soprattutto verremo ricompensati da un collaboratore che sarà perfettamente in linea con quello che stavamo cercando e quindi già incredibilmente per magia fidelizzato nei nostri confronti, nei confronti della nostra agenzia immobiliare e di quelli che sono i nostri valori e i nostri obiettivi. Certo, prima ho fatto vedere anche, lo faccio rivedere perché c'era una richiesta, ecco questa dove abbiamo fatto vedere un po' quali possono essere i canali. Io sto, riepilogo un secondo, quindi oggi abbiamo parlato del nostro modo che abbiamo costruito, che sperimentiamo dopo aver fatto n correzioni, errori e condivisioni su qual è il modo migliore di fare acquisizione di risorse, limitando, diciamo così, l'errore al massimo. Abbiamo, se faccio un recap, detto, per riprendere il tuo concetto, Ludovico, che tutti possono fare recruiting in maniera virtuosa, che dove dobbiamo essere e soprattutto l'importanza della prequalifica, su quali canali appunto dobbiamo stare per fare una comunicazione corretta e reclutare. E abbiamo, credo, cercato di trasmettere un po' quella che è la nostra passione, la nostra esperienza, grazie anche a Ilaria e Edoardo che ci hanno raccontato la loro. Grazie a voi. Io in questo momento non vedo domande, siamo praticamente in chiusura. Quello che ricordo a tutti è che se avete curiosità ancora, oltre a quello che abbiamo detto, oltre a quello che vi manderemo e vi ringraziamo ovviamente di aver partecipato, potete farle su o scriverci a metodo@film.com. Volete dire qualcosa voi in chiusura, qualcosa che mi sono dimenticata, che era importante condividere, che non abbiamo fatto con chi ci ha ascoltato fino adesso? Grazie, con pazienza perché li vedo ancora tantissimi. Vero, sono tanti. Ilaria? No, io vorrei solo dire una cosa, che secondo me è l'unico messaggio vero, bomba da trasmettere quando si fa recruiting, è che non facciamo un lavoro
nel quale spostiamo le montagne. Questa cosa dell'agente immobiliare che lavora tutto il giorno, che anzi diciamo che a Roma si usa un altro termine per dire lavoro tutto il giorno, un termine un po' più greve che non utilizzerò chiaramente, ma i romani mi hanno capito. Facciamo un lavoro bellissimo, un lavoro che oggi ci qualifica, non è più sminuito come una volta, abbiamo rapporti con i notai meravigliosi, di veramente paritetici, e i ragazzi possono oggi pensare di fare una professione come questa con un grande orgoglio. Non è più la spiaggia di coloro che non sanno che altro fare perché non hanno voluto fare l'università. Al contrario, cerchiamo di trasmettere l'idea che questo lavoro oggi ha tutta un'altra visione, una visione che parte da noi ma che gli altri recepiscono. Grazie. Bene, la specializzazione e il valore dell'agente immobiliare, sì. Sono assolutamente d'accordo, Ilaria. Io vengo da 10 anni nell'immobiliare, ma vengo da un'esperienza completamente diversa, e devo dirti che la prima cosa che ho notato è che è un mestiere complesso, e quindi dove devi avere una grande professionalità, dove però si possono avere anche tante soddisfazioni, e credo che se fatto nel modo giusto, attraverso la specializzazione, possa cambiare anche, come dicevi tu, quella percezione da un lato che non possa essere una professione, quindi lato giovani e comunque lato professione, e soprattutto per un cliente apprezzare tutto quel lavoro che c'è comunque dietro per realizzare, per coronare il sogno, insomma, di una vita, insomma, perché questo si tratta della casa per quello che riguarda gli italiani. Edoardo, qualcosa da dire tu? Soltanto ringraziarvi. No, ringraziarvi. Figurati. Ludovico. Io e Ilaria per tutto, come sempre. Grazie Edoardo. Io mi limiterò a dire che la strategia è l'unica cosa che conta. In qualsiasi modo decidiate di andare online, mi raccomando, parlate di voi stessi verso il vostro interlocutore. Questo è la sintesi, la summa di quello di cui abbiamo parlato oggi, ed è la cosa che mi preme, appunto, che ci tengo che resti, ecco, questo concetto. Sì, sono d'accordo con te, e credo che anche una delle altre cose che abbiamo detto è non lasciare niente al caso, perché le risorse sono la cosa più importante che, diciamo, ha nel capitale. Il capitale umano è sicuramente la risorsa più importante, soprattutto in un mestiere come quello dell'agente immobiliare, che parla di persone, parla di storie di persone, parla di sogni, parla di investimenti, parla di IN. Va bene? Grazie a voi per aver condiviso con noi questo secondo evento di nuovo. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Di nuovo, se volete scriverci, e siamo a vostra disposizione, contattateci sui nostri social, siamo tutti ben visibili per qualsiasi altra cosa vogliate condividere. Seguite ovviamente, se volete, la nostra azienda su tutti i canali ufficiali. Vi ringrazio, leggeteci, perché sicuramente avremo un altro prossimo appuntamento con un altro argomento, magari fra quelli che ci avete suggerito. Vi taccio, buon pomeriggio a tutti. Grazie. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon a tutti, grazie ancora. Grazie a voi.